figlioli. Date una chiarezza. In questo momento in Washington, dopo un lungo attenti, vi adoro le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello del potere. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Il merito anche di re sopra il popolo italiano. I have a dream. Per me non c'è nulla di più eccitante della guerra. Scelsi di intervistarlo perché volevo vedere l'eroe, ma anche il Tom Bird de femme. Il generale più importante della storia di Israele. Dayan era un vero enfant terrible. L'idolo delle folle. Amava sfidare tutto e tutti. Stamattina abbiamo liberato e riunificato Gerusalemme. Libero di agire senza limitazioni di sorta. Siamo tornati per non andarcene mai più. Un uomo che ha incarnato il successo di un paese in costante ascesa. Almeno fino a quando non ha provato sulla sua pelle il fallimento e la disfatta. Questo è il nostro destino. Essere sempre pronti ed armati. Questo è il nostro destino, essere sempre pronti e armati. È quasi una profezia quella di Moshe Dayan, classe 1915, un uomo capace di grandi passioni, da quella per l'archeologia a quella molto chiacchierata per le belle donne. Ma Moshe Dayan è soprattutto il generale più amato di Israele, l'eroe di Suez, della guerra dei sei giorni, il capro espiatorio per la guerra del Kippur, ma anche l'uomo del dialogo che spiana la strada degli accordi di Camp David. Così, tra guerra e pace, tra diplomazia e mondanità, si snoda la straordinaria vicenda di un uomo che ha segnato il suo tempo. Questa è la sua storia, la storia di Moshe Dayan. Per me non c'è nulla di più eccitante della guerra. Perciò non voglio incoraggiare nessuno a farne una solo per il gusto dell'emozione, assolutamente no. Ma se si pensa alla vita di una persona, cosa c'è di più eccitante? Anche il film più emozionante è solo un film, una finzione messa in scena sullo schermo. Ma quando sei tu a essere il protagonista, non c'è niente di più avvincente. Dayan era un vero enfant terrible. Amava sfidare tutto e tutti, anche se questo significava andare contro i suoi stessi principi, le sue stesse idee. Mio padre non aveva una vera visione per il futuro. Era un pessimista, un filosofo, come piace a me, una specie di outsider, un po' come Clint Eastwood. Ecco, a Clint Eastwood sarebbe piaciuto. Come generale e come politico, Dayan, nella storia di Israele, gioca un ruolo tanto fondamentale quanto controverso. È lui il primo generale ad orientare le scelte politiche del governo. Qualunque generale che abbia trionfato in battaglia riscuote la fiducia della gente. In lui la popolazione vede una speranza per il futuro. Se ha avuto successo in guerra, ne avrà altrettanto in politica. Non sempre, però, questa equazione risulta esatta. 29 aprile 1956. Roy Rothenberg, un giovane contadino ebreo, viene ucciso dagli arabi. Durante l'orazione funebre, Moshe Dayan pronuncia uno dei suoi discorsi più importanti. Dichiara esplicitamente che dal momento che gli israeliani hanno preso la terra degli arabi, sono destinati a combattere contro di loro per sempre. Le parole di Dayan suonano come una profezia. Il sangue di Roy è come un grido, ma non contro gli arabi di Gaza, bensì contro di noi, e solo contro di noi. Com'è possibile non vedere a quale destino siamo chiamati? Noi siamo una generazione di coloni
che non potrà mai piantare un albero o costruire una casa senza aver prima indossato l'elmetto ed imbracciato il fucile. Questo è il nostro destino, essere sempre pronti ed armati, altrimenti la spada cadrà dalle nostre mani e le nostre vite saranno spezzate. Moshe Dayan è abituato a combattere fin dall'infanzia. È nato il 20 maggio 1915 a Nahalal, a nord di Israele, un villaggio che è un segmento essenziale del programma sionista. E per il sionismo, colonizzare la terra è il primo passo verso la costituzione di uno Stato ebraico. Venivo sempre intervistata come la moglie del generale. Anche dopo il divorzio, sono rimasta sempre la moglie dell'eroe. Ma io non avevo sposato il generale. Avevo sposato un colono, un contadino. E io sono certa che, almeno fino a che siamo stati insieme, dentro di sé Moshe Dayan si è sempre sentito un colono. Erano tempi in cui era in gioco la sopravvivenza del sionismo. E Nahalal era il cuore del problema. All'epoca Nahalal fa parte della Palestina, ma è da questo villaggio che i primi coloni partono per creare nuovi insediamenti, nella terra su cui gli arabi abitano da molte generazioni. Il sionismo, in quanto tale, nega fin dall'inizio l'esistenza del popolo arabo nella terra di Israele. Lo slogan era «Una terra senza popolo per un popolo senza terra». Per i sionisti, dunque, si trattava di una terra disabitata su cui fondare il loro Stato. Ma Dayan, proprio perché è nato in quel villaggio, non sarà mai solo un contadino. Di fronte all'espropriazione di terre su cui vivono da secoli, gli arabi si ribellano. Anche Dayan prende parte alla lotta contro gli arabi. Allo stesso tempo, però, viene a contatto con loro e ne impara la lingua. Dayan non fingeva mai. Era sempre lui, era sempre se stesso. Era un convinto sionista, determinato e deciso a lottare fino all'ultimo per raggiungere i suoi obiettivi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Dayan è in Siria, al fianco degli inglesi. Nel 1941 perde l'occhio sinistro in combattimento. Era una ferita molto grave. E Moshe soffrì molto per la perdita dell'occhio. Fu nel 1941. Inoltre gli rimasero nella testa varie schegge di granata. Si salvò grazie al suo binocolo. La pallottola prese in pieno il binocolo, che gli si conficcò nel cranio. Quando estrassero il binocolo, tirarono fuori anche l'occhio e metà del naso. Da quel momento cambiò moltissimo. 14 maggio 1948, David Ben-Gurion proclama solennemente la nascita dello Stato di Israele. Subito gli arabi si ribellano. Nonostante la ferita, Dayan è a capo di un battaglione e si fa conoscere per il suo coraggio. Nella guerra di indipendenza, Dayan non aveva brillato come comandante di reggimento né come comandante di brigata. Non a caso, quando fu nominato comandante del fronte meridionale, fummo in molti a restare sorpresi. Pensammo che la nomina fosse dovuta alla sua appartenenza ai laboristi, il partito di Ben-Gurion. Ma alla fine, invece, si rivelò un grande generale, un comandante molto coraggioso. La vittoria di Israele nel 1948 porta ad un esodo di massa degli arabi dalla Palestina. Più di 600.000 profughi si riversano nei paesi confinanti, a Gaza e in Cisgiordania. Non avranno mai il permesso di far ritorno. L'esercito israeliano, intanto, distrugge centinaia di villaggi arabi.
Ciò nonostante, molti profughi palestinesi varcano ugualmente i confini di Israele. Qualcuno per far visita ai parenti, altri per rubare. Alcune incursioni sono molto violente. Ben Gurion ritiene che l'esercito non sia ancora in grado di difendere adeguatamente il nuovo Stato. Per riorganizzarlo, il primo ministro nomina Dayan capo di Stato Maggiore. Appena divenuto capo di Stato Maggiore, Dayan convocò un vertice di tutti i comandanti di reggimento. C'ero anch'io. Dayan si alzò e disse: «Non mi piace che alcune unità del nostro esercito eseguano incursioni e ritornino senza averle compiute fino in fondo. Non mi piace che il numero delle nostre perdite sia basso, quasi zero. Da ora in poi le unità che partono non torneranno fino a che non avranno ultimato la loro missione e non si ritireranno fino a che non avranno almeno raggiunto il 50% di perdite». Israele ha occupato la terra degli arabi. Sia Dayan che Ben Gurion sanno bene che tra i due popoli ci sarà sempre odio. Quando gli arabi si fanno più aggressivi, Ben Gurion ricorre alla rappresaglia. E Dayan, anziché utilizzare le truppe regolari, si affida ad una piccola unità, la 101. L'unità 101 mette a segno numerosi attacchi contro villaggi arabi e truppe nemiche, oltre il confine con la Giordania e l'Egitto. Dayan aveva un'ammirazione speciale per un uomo dell'unità 101, chiamato Meir Arsion. Lo considerava il prototipo del combattente. Meir Arsion è colui che una notte catturò quattro poveri beduini che malauguratamente gli vennero a tiro. Dopo quattro ore li sgozzò con le sue stesse mani, per vendetta per la sorella che era stata uccisa in quella zona. Dayan lo protesse e fece in modo che non venisse mai portato di fronte alla corte marziale. Ufficialmente l'unità 101 è stata istituita per condurre azioni di rappresaglia. In realtà il suo compito principale è quello di tenere gli arabi fuori da Israele. La questione principale era riuscire a perseguire il vero obiettivo della guerra di indipendenza. Quello cioè di cacciare dalla Palestina il maggior numero possibile di arabi. Se fossero ritornati, avrebbero messo a rischio la maggioranza di ebrei che si era creata e avrebbero posto a repentaglio la politica di assorbimento degli ebrei di tutto il mondo. La seconda questione era di assicurarsi che le linee del cessate il fuoco del 1949 venissero accettate, formalizzate e rese permanenti. 29 ottobre 1956. Israele combatte al fianco di Francia e Inghilterra contro l'Egitto per il controllo del canale di Suez. La strategia militare di Dayan e Ben Gurion è quella di spingere l'Egitto ad entrare in guerra per poter dimostrare a tutti gli stati arabi la potenza militare di Israele. Dayan eseguiva sempre quello che voleva Ben Gurion, spingendolo però ad adottare una linea sempre più estrema. Agli inizi degli anni 50 avevamo a portata di mano la possibilità di arrivare a una pace vera. E la perdemmo. Sono certo, oggi come allora, che gran parte della colpa di quell'occasione perduta sia stata proprio di Moshe Dayan. Novembre 1956, la vittoria del Sinai fa di Dayan un eroe. Ormai è l'idolo delle folle, libero di agire senza limitazioni di sorta. Ero seduto in un piccolo caffè a Gerusalemme. Improvvisamente arriva una jeep che si ferma davanti al locale. Si apre la portiera e vedo scendere il capo di Stato Maggiore, Moshe Dayan. Non mi era mai capitato di vederlo da vicino. Si siede davanti a noi, tira fuori una penna e cerca un pezzo di carta per scrivere qualcosa. Vede che sul muro c'è un manifesto che reclamizza una mostra d'arte. Senza farsi alcuno scrupolo, si alza, strappa un pezzo del manifesto e lo usa come foglio.
Beh, io trovai quell'atto davvero maleducato. E lo dissi ad alta voce ad un mio amico. Moshe Dayan mi guardò con un'aria feroce. Credo che se avesse potuto, mi avrebbe ucciso col suo unico occhio. Ero davvero giovane, 20 anni appena. Una giornalista carina in un paese di maschilisti. Erano tutti gentili con me ed era facile incontrare chiunque. Era il periodo in cui si moltiplicavano notizie scandalistiche sul conto di Moshe Dayan. Una delle sue amanti aveva da poco pubblicato un libro in cui descriveva le sue avventure con il generale. Scelsi di intervistarlo perché volevo vedere l'eroe, ma anche il tombeur de femme. Mi trovai di fronte un uomo grasso, arcigno, per nulla attraente. Con quella benda sull'occhio. Beh, pensai, certo che da queste parti hanno uno strano concetto di eroe. 1959. Il generale Dayan fa il suo ingresso in politica. È il primo in Israele, ma non sarà certo l'ultimo. Ben Gurion lo nomina ministro dell'agricoltura. Nel settembre 1964 Ben Gurion si dimette da capo del governo. Anche Dayan lascia l'incarico, ma lontano dai campi di battaglia non si sente a suo agio. Decide allora di andare in Vietnam per osservare da vicino una guerra moderna. Maggio 1967. Il presidente egiziano Nasser minaccia di attaccare Israele con il sostegno dell'Unione Sovietica. A lui si unisce la Siria. Il popolo israeliano si sente in pericolo. Per 3 settimane vige lo stato di allerta. Il nuovo primo ministro Levi Eshkol è del tutto digiuno di esperienza militare. Anche per questo è inviso all'esercito, che gli rimprovera un'eccessiva esitazione. Anche l'opinione pubblica è scontenta e preme affinché Eshkol nomini Dayan ministro della difesa. In tutto il paese d'improvviso cambiò l'atmosfera. Me ne resi conto subito. Ero a una conferenza stampa a Gerusalemme. Sembrava che la gente fosse tornata a vivere dopo una lunga depressione. Dayan era stato riesumato. Subito ci fu un sospiro di sollievo nell'esercito. Quando arrivò, io ero al mio quartier generale. Si sentirono tutti sollevati. Non c'è dubbio che le loro forze siano superiori alle nostre, ma penso ugualmente che possiamo farcela. Molto comunque dipende da dove si svolgerà la battaglia. 5 giugno 1967. A sorpresa, Israele attacca per primo. Un'incursione aerea distrugge le forze aeree egiziane e siriane. Sgomberati i cieli, gli israeliani possono dedicarsi alle truppe di terra. La Giordania ignora le minacce di Israele e si unisce a Siria ed Egitto bombardando Gerusalemme. Non basterà. Israele conquista la città vecchia di Gerusalemme e la Cisgiordania in appena 6 giorni. Portai Dayan con un elicottero sopra Gerusalemme. Sedeva accanto a me. Avevamo già conquistato la Trun e mi spinsi fin dentro una zona nella quale non avevamo potuto volare per 20 anni. E gli dissi: saluta i soldati. E lui li salutò. E loro presero a saltare di gioia, quasi assaltarono l'elicottero. L'intera quinta brigata si alzò in piedi per rispondere al saluto. In quel momento capì che Dayan era il leader assoluto di Israele. Questa mattina abbiamo liberato e riunificato Gerusalemme, che era divisa in due. Siamo ritornati sul suolo più santo della nostra storia. Siamo tornati per non andarcene mai più. Ciao.
La vittoria porta con sé nuovi territori. Da principio il governo ritiene che si tratti di una conquista temporanea. Ciò nonostante si affretta ad annettere Gerusalemme in modo permanente, in spregio alle leggi internazionali. Con l'occupazione della Cisgiordania, di Gaza, del Sinai e delle alture del Golan, Israele ha triplicato il suo territorio. Quali saranno i prossimi passi? Chi telefonerà a chi per assicurare una soluzione a lungo termine del problema medio orientale? Credo che possiamo tranquillamente attendere una telefonata. Non vedo perché dovremmo essere noi a fare il primo passo. A noi le cose vanno bene così. Se anche altri sono soddisfatti come noi, beh, tanto meglio. Ma gli altri non saranno molto soddisfatti, non crede? Allora che ci telefonino. Prima era solo popolare. Poi, nel giro di una settimana, Dayan divenne un vero e proprio idolo. Una divinità a cui nulla si può rimproverare. Una volta provai ad attaccarlo in Parlamento e venni quasi linciato. Per poco non mi uccidevano. È difficile oggi immaginare quanto fosse ammirato. Erano 2000 anni. Che gli ebrei venivano scacciati, ovunque si trovassero, senza che nessuno li difendesse o li aiutasse. E improvvisamente ecco dei generali, degli eroi che vincono battaglie su battaglie. Tutto questo intossicò la società israeliana. Fu troppo tutto insieme. La vittoria fu troppo grande, troppo veloce. Ne uscimmo intossicati. La fama in tutto il mondo, l'impatto in tutto il Medio Oriente. I politici dicevano cose giuste e sensate, ma si capiva che i loro cuori battevano gonfi d'orgoglio per le conquiste dei territori. Se da una parte gli israeliani festeggiano per la vittoria, dall'altra i palestinesi provano l'umiliazione dell'occupazione militare. Israele ha conquistato quei territori in cui molti arabi avevano trovato rifugio dopo la guerra del 1948. Dayan insiste. Come ministro della difesa, spetta a lui il controllo di 1,5 milioni di arabi a Gaza e in Cisgiordania. E la sua prima decisione è quella di aprire il confine tra la West Bank e la Giordania. 2 settimane più tardi arrivarono dei camion che trasportavano frutta e latte e che volevano raggiungere la Giordania. Non li facemmo passare. Dopo la guerra c'era il cessate il fuoco, ma non era ammesso il passaggio. Era presente anche Baruch Yekutieli che disse: «Dobbiamo offrire ai palestinesi in Giudea e Samaria una via d'uscita dal punto di vista economico. Permettiamogli di attraversare il ponte». Il giorno dopo ci dissero che Moshe Dayan sarebbe venuto a visitare quella zona. Prima di raggiungere il primo ponte gli chiedemmo: «Moshe, sei d'accordo o no?» E lui rispose: «Mi sembra una grande idea. Apritelo immediatamente e lasciateli passare». Aggiunse che era stata una stupidaggine non averli fatti passare per 3 settimane. Dayan non pianificava nulla. Anche quando fu aperto il ponte, fu un'improvvisazione. L'idea sembrava folle, ma fu giusta. Ridusse la pressione sulla popolazione palestinese. Grazie a questa decisione, per 20 anni non ci fu alcuna intifada. Da dove viene? Da Amman. Cosa trasporta? Uva. Uva, di Amman? Sì. Dicono che l'uva di Amman sia meglio di quella di Hebron. Non c'è differenza. Che Dio sia con lei. Il suo rapporto con gli arabi si basava sul fatto che egli stesso era un arabo. Mio padre era nato in quella terra, sapeva parlare arabo, parlava sempre con i falahim, i contadini. Conosceva la lingua e non aveva mai un atteggiamento di superiorità.
Per questo era rispettato. In un certo senso, gli arabi lo vedevano come il nemico ideale, forte e umano. Uno che guardava dritto negli occhi, anche se ne aveva uno solo. Dayan parlava con gli arabi, andava nei loro villaggi, ma credo che non capisse nulla degli arabi. Non riusciva a capire i loro sogni, le loro aspirazioni, la mentalità araba. Per Dayan era importante adottare misure che non fomentassero la rivolta e la lotta armata contro l'occupazione. Dayan decide di permettere a migliaia di palestinesi di entrare ogni giorno in Israele dai territori occupati per lavorare. La prima volta che abbiamo permesso agli arabi di passare da Gaza in Israele ero ministro della difesa. Era dopo la guerra del 67. Erano tutti contrari. Dissero che non avevo l'autorità per farlo, che non era una misura giusta e così via. Dicevano: vi immaginate cosa succederebbe se facessimo tornare 200.000 arabi nella terra che apparteneva a loro? Il minimo che può accadere è che ognuno si porti dietro una bomba nascosta nella gavetta del pranzo. Ma io sapevo che non sarebbe andata così. Noi dovevamo sforzarci di capire la loro realtà, così come chiedevamo a loro di capire la nostra. Perciò diedi quell'ordine. Aprite tutte le barriere, i checkpoint, i posti di blocco. Fate entrare chi vuole. Dayan credeva nella convivenza tra arabi e israeliani. Faceva sempre un esempio. La storia del beduino che rapisce una ragazza di una famiglia rivale, scappa e la stupra. Una volta nato il bambino, diceva Dayan, è inutile ripensare alla storia del rapimento. Alla fine tutte e due sono i suoi genitori. Secondo lui, tra noi e gli arabi, doveva funzionare allo stesso modo. Oggi il ministro della difesa, Moshe Dayan, ha fatto visita alle spiagge di Netanya. Ha voluto vedere di persona come trascorrono le loro vacanze i residenti dei territori. Non appena si sono rese conto che c'era il ministro, centinaia di persone hanno circondato lui e la sua scorta. Quando ho cominciato a lavorare con lui, Dayan era già un simbolo. Aveva un carisma incredibile e la gente lo vedeva come un mito, un intoccabile. Per questo succedeva che chiunque arrivasse in Israele, un fotografo, un regista, voleva fotografarlo, intervistarlo, conoscerlo. Tutti lo corteggiavano. Una volta ero in Africa, e precisamente in Etiopia. Quando dicevo che venivo da Israele, la gente si chiudeva l'occhio con la mano. Dayan era davvero un simbolo. In particolare dopo il 67, ma lo era già dal 56. Cominciarono ad uscire le sue storie con varie donne. Una volta ero seduto accanto ad un famoso rabbino e gli dissi: ci sono tutte queste storie su Dayan e le donne, dobbiamo preoccuparci? Mi disse: non dimenticarti che anche il re Davide ha avuto molte storie con tante donne. La Bibbia non nasconde nulla della sua vita. Insomma, secondo il rabbino, Dayan andava perdonato per le sue scappatelle. Dayan aveva un che di attraente, un fascino particolare. È difficile esprimerlo. Credo si trattasse di un dono di Dio, un carisma personale. Se decideva di fare colpo su qualcuno, non c'era niente da fare. Nessuno poteva resistergli.
Ho conosciuto moltissimi politici cinici e freddi che di fronte a Dayan si scioglievano come neve al sole. Una cosa che davvero lo appassionava, a cui dedicava molto tempo, era l'archeologia. Ma anche questa passione serviva all'ideologia. Attraverso l'archeologia, infatti, Dayan voleva dimostrare che gli ebrei erano arrivati su quella terra 3.000-4.000 anni prima. A volte mi sembrava di vivere in un mausoleo. Nel cortile avevamo 39 antropoidi, una specie di mummie, ma ancora più antiche. Lui le aveva ricomposte tutte. Papà amava l'essenzialità dei tempi biblici. Gli piacevano molto i fichi, andava a caccia di piccioni selvaggi. Gli sembrava di tornare indietro nel tempo. Era un nostalgico, il più grande collezionista vivente di oggetti del 5000 avanti Cristo, l'epoca di Abramo. L'archeologia è qualcosa che puoi toccare con le mani. Quando ad esempio prendo una pentola dell'antichità, mi sembra di essere lì, con la famiglia che ci cucina la zuppa per la cena. È come se entrassi in casa loro e mi mettessi a tavola con loro. Dayan non solo non si preoccupa della legge, che vieta di collezionare reperti archeologici, ma chiede ai suoi amici nell'esercito di requisire per lui le antichità rinvenute. Alla sua morte, la seconda moglie, Rachel, venderà la collezione allo Stato di Israele per l'incredibile somma di $1 milione. Ma come al solito, gli israeliani sono pronti a perdonare a Dayan ogni sua debolezza. Nessuno li fa sentire sicuri come lui. Dal 1967 in poi, il terrorismo palestinese moltiplica gli attacchi e minaccia sempre di più la relativa tranquillità del paese. Ma Dayan è sempre lì, pronto a gettare acqua sul fuoco. A Dayan non interessava prendersela con gli arabi, quanto piuttosto calmare gli israeliani. Dopo ogni attacco si recava immediatamente sul posto dove era avvenuto. In alcune occasioni andò a Gerusalemme Est con i giornalisti e le truppe televisive e si fece riprendere mentre entrava in un negozio arabo, beveva un caffè in un bar o comprava oggetti di antiquariato. Voleva dimostrare che non bisognava prendersela con l'intera popolazione araba, che era sbagliato considerare tutti come dei nemici. Dayan vorrebbe un'occupazione pressoché invisibile. Quando però i palestinesi reagiscono e si ribellano, non esita a ricorrere a misure drastiche. L'occupazione israeliana diede vita ad un movimento di guerriglia. I palestinesi arrestati venivano anche torturati. Io fui il primo sindaco palestinese a visitare un carcere israeliano e vidi con i miei occhi le terribili condizioni in cui vivevano i prigionieri. Il controllo di Dayan sui territori si basava su un delicato equilibrio. Come essere in una vasca da bagno e dover miscelare continuamente l'acqua calda e l'acqua fredda. Una cosa del genere. Questo però richiedeva che Moshe Dayan sapesse in ogni momento qual era la situazione e qual era la temperatura giusta. Doveva avere sempre la mano sui due rubinetti. L'occupazione comincia a farsi più dura
si moltiplicano le deportazioni, il coprifuoco e le distruzioni delle case. Haider Abdal Shafi viene deportato due volte da Gaza nel deserto del Sinai, controllato da Israele. Quando seppi che avevano deciso di deportarmi, restai molto sorpreso. Non ne capivo il motivo. Forse solo perché quando chiacchieravamo tra amici a Gaza, ci lamentavamo dell'occupazione. Di tutto ciò, Dayan non voleva che se ne parlasse. Lui voleva che tutti i palestinesi pensassero solo a lavorare e ai loro problemi quotidiani. Che parlassimo dei nostri diritti, invece, per lui era intollerabile. Se lei fosse un giovane palestinese, non si unirebbe anche lei alla guerriglia? Non saprei. Dipenderebbe dalla situazione. Se per esempio fossi sicuro di avere la possibilità di rovesciare lo Stato di Israele, allora probabilmente ne farei parte. Ma se capissi che è inutile, un'impresa impossibile, allora me ne starei tranquillo in uno dei paesi arabi. Non penso che un palestinese si possa sentire straniero in paesi quali la Giordania, l'Iraq o la Siria. Una volta ci trovammo a parlare, io in arabo e Dayan in ebraico, della possibilità di unire Elbire a Gerusalemme. Gli disse che secondo me era impossibile. Allora Dayan passò dall'ebraico all'inglese e mi disse: noi siamo qui. Io gli dissi: sì, ma con la forza. E lui rispose: è vero, ma dovrete accettarlo per i prossimi 50 anni. Io gli dissi: mi stia a sentire, generale. 2000 anni fa qui c'era Israele. Ma poi Israele è scomparso. Ride bene chi ride ultimo. È un errore pensare di risolvere il conflitto arabo-israeliano solo con la forza. A quel punto Dayan guardò l'orologio e disse: signor sindaco, mi dispiace, ho una riunione a Gerusalemme. Devo proprio andare. Ma le nuove conquiste creano non pochi problemi a Israele. Il canale di Suez, strappato all'Egitto nel 1967, è ancora in mani israeliane. Dayan vorrebbe un ritiro limitato da Suez, ma trova una ferrea opposizione e abbandona l'idea. In ogni modo, rifiuta a priori l'ipotesi di restituire la terra all'Egitto. Se la leadership egiziana decidesse di farci nuovamente la guerra, non vorrei certo trovarmi dal lato egiziano del canale, e tantomeno senza il nostro esercito. La superbia, l'arroganza dell'esercito israeliano, la cieca fiducia in se stessi. Siamo i migliori. Nessuno è forte come noi. Non ci interessa cosa pensano gli egiziani, i siriani, i palestinesi, né cosa faranno i giordani. Noi li distruggeremo, li schiacceremo. Non voglio dire che sia stato Dayan a creare questo tipo di atteggiamento. Di certo, però, può essere considerato il simbolo. 1973. Siria ed Egitto chiedono che Israele restituisca le alture del Golan. Dayan non si rende conto di quanto siano pericolose le minacce dei due stati arabi. In questo paese nessuno si arrenderà mai. Io non arretrerò di un centimetro. Non concederò
neanche un granello di sabbia. Se fossi al governo e mi trovassi a scegliere tra accettare le richieste egiziane o rischiare che gli egiziani aprano il fuoco, beh, opterei per la seconda ipotesi. Sabato 6 ottobre 1973. Egitto e Siria attaccano di sorpresa Israele, che sta celebrando lo Yom Kippur. Le truppe egiziane riescono a varcare il canale di Suez e a distruggere quasi tutti i bunker israeliani. Anche a nord, i combattimenti contro la Siria sono altrettanto duri. Nei soli primi due giorni, Israele perde più di 1000 soldati. Il mito dell'invincibilità israeliana comincia a scricchiolare. Si tratta di una guerra molto dura, di battaglie difficilissime, sia a terra che in cielo. Il tributo che stiamo pagando è altissimo. Nella guerra dei sei giorni potemmo informare subito le famiglie e stare vicino ai parenti delle vittime e dei dispersi. Oggi invece stiamo ancora combattendo e per il momento non ci è possibile piangere i nostri morti. Dobbiamo continuare a combattere, a testa bassa e con coraggio. Stiamo combattendo per la nostra stessa sopravvivenza. Durante quella guerra, a Dayan successe qualcosa. Il terzo o il quarto giorno del conflitto, incontrò i comandanti dei vari reggimenti, ma c'era anche qualche politico. Dayan disse: questa è la terza distruzione del Tempio. Per lui c'era il rischio della fine di Israele. Ero seduto nella stanza di Haim Israeli. Dayan aprì la porta e disse: stamattina, con il tentativo di oltrepassare il canale, la situazione non è affatto migliorata. Dobbiamo pensare a misure e strategie alternative, per quanto dolorose possano essere. A quanto sembra, non abbiamo molta scelta. Dovremo usare misure che creeranno molto dolore. Noi altri ci guardammo chiedendoci: ma che vuol dire? Ma tutti e tre sapevamo che aveva in mente qualcosa di molto drastico. Alla fine, la minaccia di una guerra nucleare verrà sventata. A dispetto di un inizio disastroso, l'esercito di Gerusalemme riuscirà a riequilibrare la situazione attraversando il canale di Suez e addirittura conquistando nuovi territori in Egitto e Siria. Ma l'immagine di Dayan come comandante ne risulterà danneggiata per sempre. Israele deve subire l'umiliazione di vedere i suoi soldati prigionieri degli arabi. Mentre in patria si moltiplicano i funerali dei militari rimasti uccisi in combattimento. Come giornalista avevo un ottimo rapporto con lui, molto corretto. Gli dissi chiaramente: Moshe, se un giorno vuoi essere il primo ministro, ora devi dimetterti.
Sei tu il principale responsabile di questa guerra. Che ti piaccia o no, il ministro della difesa sei tu. Appena qualche mese fa hai detto a noi giornalisti che per almeno 10 anni non ci sarebbe stata alcuna guerra con l'Egitto, perché non erano pronti. E invece la guerra c'è stata. All'inizio abbiamo subito gravi perdite, rischiando di venire sconfitti. Alla fine però abbiamo vinto. E ora siamo sulla sponda occidentale del canale. Per questo è meglio che ora tu ti dimetta. Come quel giorno del 1951, in quel caffè di Gerusalemme, anche in questa occasione, Moshe Dayan mi lanciò un'occhiata di odio, poi indicò la frutta, che come al solito era sul suo tavolo, e mi disse: prenditi questa mela e sparisci. Sotto shock e furibonda per il disastro dello Yom Kippur, l'opinione pubblica israeliana vuole risposte. La commissione parlamentare d'inchiesta scarica la colpa sui militari, ma sia Dayan che il governo ne escono puliti. Non sapevamo nulla. Ignoravamo dove fossero i nostri figli, che cosa gli fosse accaduto. Sapevamo solo che erano morti e che giacevano ancora lì, sul campo di battaglia, senza neanche una sepoltura degna di questo nome. E Moshe Dayan cosa fa? Va all'università di Bar-Ilan per spiegare il lato politico della faccenda. Decidemmo di non lasciarlo parlare. Quando entrò dalla porta di servizio, ci precipitammo nell'aula. Stava per cominciare a parlare. Io mi alzai e andai verso di lui e dissi: lei non parlerà qui. È lei il primo responsabile di quello che è successo. Eppure non si è neanche degnato di darci una risposta su ciò che è successo ai nostri figli. E ora osa venire qui a spiegarci perché politicamente la guerra era giusta. Lei non parlerà. Aprile 1974. Il governo è costretto a dimettersi. Nella breve storia di Israele non era mai successo. Poi, nel maggio 1977, per la prima volta dopo 25 anni, i laburisti escono sconfitti dalle elezioni. Il 20 giugno giura il primo governo guidato dal partito del Likud. Per Dayan sembra che l'esilio politico sia ormai definitivo. ולא טיפוס אשר עזב סתם לגדל פרחים בגן קורות חייו הוא כבר כתב וגם ירצה מזמן לזמן איש עם חזון דיין דיין. E invece il governo di destra guidato da Menachem Begin offre a Dayan il ministero degli esteri. L'esecutivo ha bisogno di generali. È stata una cosa che non ho mai accettato. Moshe Dayan che si comportava come un opportunista. Lo chiamai a casa sua a Zahala. Mi spiegò che aveva presentato a Begin due condizioni per essere il suo ministro degli esteri. Uno, che Gaza e la Cisgiordania, la Giudea e la Samaria non dovevano essere annesse. Due, che il governo gli doveva dare carta bianca per trovare un accordo con l'Egitto. Begin accettò. E così Dayan fu nominato ministro degli esteri. Dayan accettò. E in questo modo riuscì, in parte, a rifarsi un po' la reputazione. Ma non la sua dignità. Divenne ministro degli esteri sotto Begin. Faceva tutto ciò che Begin gli chiedeva. Fu Dayan a condurre i negoziati con l'Egitto. Prima della guerra dello Yom Kippur, non l'avrebbe mai fatto. Novembre 1977. Dopo mesi di intensi colloqui diplomatici con Dayan, il presidente egiziano propone un accordo di pace. Nonostante la netta contrarietà di tutti i paesi arabi e nello stupore degli israeliani, il 20 novembre Sadat arriva a Gerusalemme per i colloqui. When
Quando incontrai Sadat, mi chiese subito quale sarebbe stata, secondo me, la persona più adatta a cui rivolgersi una volta stabiliti i contatti. Gli risposi, Dayan. Capì subito che a Sadat non piaceva molto Dayan. Lo considerava troppo superbo e sprezzante. Si sbagliava. Dayan era così con tutti. Andammo in Egitto. Eravamo io, Moshe ed Ariel Sharon. Gli egiziani si trovarono di fronte dei politici piuttosto anomali, ma sapevano alla perfezione in quale divisione aveva prestato servizio ciascuno di noi. Quando divenni ministro della difesa, andai per la prima volta in elicottero dal Cairo ad Ismailia per incontrare Sadat insieme al mio collega egiziano Gamassi. Per tutto il volo, una quarantina di minuti circa, continuai a guardare dal finestrino. A un certo punto Gamassi mi chiese: «Ma che cosa sta guardando?» Gli risposi: «Sto cercando di vedere la quarta e la seconda divisione e i nostri missili antiaerei». Gamassi sorrise. Non ero andato in Egitto solo per influenzare le loro scelte e farli giungere a un buon accordo. Per prima cosa, volevo rendermi conto della situazione e volevo controllare quelle cose di cui mi ero occupato per una vita. Io credo che, ovunque uno vada, si porti sempre dietro le proprie deformazioni professionali. Non si possono dimenticare 30 anni di servizio nell'esercito. 17 settembre 1978. Israele ed Egitto firmano uno storico accordo. Ma nonostante il successo di Camp David, rimane un problema che rischia di compromettere i risultati raggiunti. La questione dell'autonomia palestinese, affrontata solo marginalmente e in modo vago dal trattato di pace. Quando Begin rimanda ogni decisione, Dayan si dimette. È il 21 ottobre 1979. Ma sebbene egli motivi la sua scelta con la scarsa sensibilità del governo Begin verso i palestinesi, in realtà Dayan è molto meno aperto di quanto sembri. Come ho già detto, Dayan era favorevole ad un'autonomia culturale, sociale, religiosa ed anche municipale dei palestinesi. Ma niente più di questo. Per quanto ne so io, fino al giorno della sua morte, Dayan non ha mai visto la necessità di uno Stato palestinese, qualsiasi forma e confini geografici avesse. Benché ormai fuori dal governo, Dayan continua ad esplorare possibili soluzioni alla questione palestinese. Ma ormai gli manca la forza politica e fisica per influenzare le scelte del suo paese. Il 14 maggio 1979 gli è stato diagnosticato un tumore al colon. Dayan decide di incontrare l'organizzatore di un attacco dell'OLP contro coloni ebrei ad Hebron, in cui hanno perso la vita 6 persone e 20 sono rimaste ferite. Non ha mai parlato di occupazione israeliana. Non l'ha neanche ammessa. Eppure, dal nostro colloquio, capì che Dayan era sinceramente interessato a trovare una soluzione. Cercava un modo per risolvere l'intera questione e porre le basi per una convivenza tra i palestinesi e gli israeliani. Allo stesso tempo, però, era completamente preso da tutte le sue conquiste militari, dal suo passato di generale. A un certo punto mi disse: «Cosa potete fare? Non avete nulla. Il nostro esercito non è mai stato sconfitto. Abbiamo aerei e carri armati». Se per questo gli risposi: «Avete anche armi nucleari, chimiche e biologiche. Volendo potreste cancellare con un colpo solo tutta la regione». Ma stia certo, signor generale, che dietro ai palestinesi c'è un intero popolo, l'Islam. Una volta sconfitti i palestinesi, ve la dovrete vedere con il Pakistan. Allora Dayan si mise le mani sul volto e rimase in silenzio per qualche minuto. Moshe Dayan muore il 16 dicembre 1981.